Buongiorno e benvenuti a Mazzoni News. Sono Alberto Mazzoni, giornalista professionista italiano che vi aggiorna dalla Florida sulle questioni politiche e sociali americane. Siamo in particolarmente interessati in questo periodo all'elezione presidenziale. Sappiamo che il 6 di gennaio sarà un evento molto importante. Chi eh, mi segue su so Rumble ha seguito conosce tutti i vari sviluppi, chi invece guarda questo video su YouTube. Uh, vi invito a guardare sotto ci sono i link degli ultimi aggiornamenti potete andare a vedere i video direttamente su Rumble senza bisogno di iscrivervi li visualizzate direttamente nel vostro browser se volete commentare tuttavia dovete iscrivervi a Rumble appunto uh, questo video qui che sto presentando che sarà sia su Rumble sia su YouTube introduce un argomento nuovo per noi che è una piattaforma nuova che mi è stata consigliata uh, da alcuni di voi e che permette di trasmettere informazioni in tempo reale, ossia nel momento stesso in cui avvengono, in diretta. E si tratta di Twitch. Twitch è una, un sito, un sistema utilizzato soprattutto per i giochi online, quindi per condividere giochi online e per fare attività di gioco congiunte. Ha l'avvantaggio di essere molto potente, quindi permette di accettare molte persone che condividono la stessa trasmissione. E siccome ho deciso di accettare la richiesta di molti di voi che vogliono una diretta degli eventi che succederanno a Washington il 6 di gennaio, eh, ho deciso appunto di organizzarmi e di offrirvela attraverso Twitch, eh, twitch.tv, quello è il nome del sito, tra l'altro ci sarà anche il link qua sotto. È una piattaforma dove potete arrivare, si chiamerà Twitch.tv barra Amazon News, naturalmente, è il canale che abbiamo creato e sul canale vi faremo vedere in diretta quello che avviene negli Stati Uniti in particolare la Camera dei Deputati, al Senato, in giro per Washington, dovunque riusciremo a procurarci informazioni utili da mostrarvi su questo grande evento. Io non andrò a Washington proprio perché voglio potervi informare su quello che succede e non potrei farlo se fossi là, sarebbe troppo complicato. Invece così potete seguire l'evento a distanza, insieme a me vi farò una traduzione simultanea o comunque un'informazione in diretta di quello che sta succedendo e potrete dunque seguire quello che molti considerano essere un evento storico, ossia il momento in cui si uniranno le Camere congiunte, Camere dei Deputati e Senato degli Stati Uniti, che si sono di poco formate, ossia il nuovo Parlamento si è formato oggi, giurano oggi che è domenica 3 gennaio, e quindi i nuovi membri e i membri che sono stati riconfermati si uniscono insieme e sotto la gestione, sotto la presidenza, del Presidente del Senato che è anche il Vice Presidente in carica Mike Pence riceveranno i voti dei grandi elettori tutti quindi sia quelli che hanno votato per Biden sia quelli che hanno votato per Trump e vi ricordo che ci sono in sette stati voti doppi ossia ci sono elettori che hanno votato sia per Trump che per Biden apriranno questi voti inizieranno l'apertura di questi voti e via via ci saranno sappiamo già delle contestazioni, a eh, queste contestazioni seguiranno poi dei dibattiti, e durante questi dibattiti verranno presentate delle informazioni. Quindi, la procedura, da quello che comprendo, sarà la seguente: eh, gli stati verranno chiamati in ordine alfabetico, quando si arriverà l'Arizona, che è il primo degli stati contestati, inizieranno le contestazioni e si, ci si fermerà, ci si dovrebbe fermare nella discussione, le Camere si riuniranno separatamente. Per due ore ci saranno delle presentazioni e poi si farà una votazione e poi si proseguirà con questo tipo di meccanismo. Io cercherò di tenervi informati in diretta su quello che succede nelle due Camere, su quello che succede magari anche fuori eh, per le strade, perché ci si aspetta che sia un evento di tale portata da poter richiamare a Washington almeno un milione di persone. Eh, L'obiettivo è averne un milione e mezzo. Eh, sappiamo che, nonostante le difficoltà eh, pratiche e logistiche. Eh, sia per la questione climatica sia perché la città di Washington non sta semplificando le cose per chi vuole andare a questa manifestazione, sappiamo tuttavia che molte persone si stanno mobilitando e saranno lì. Quindi noi saremo lì insieme a loro a distanza, insieme a me e potremo esserci tramite Twitch. Twitch è una piattaforma robustissima, quindi non dovremo avere problemi. Vi anticipo da subito che non attiveremo le chat in un primo momento perché vogliamo concentrarsi su quello che stiamo facendo, non possiamo fare la traduzione simultanea e gestire anche le chat, poi nel corso della giornata vediamo se sarà il caso, se avremo delle persone che ci possono dare una mano a poterle gestire. Ok, comunque questo è un evento più che altro informativo. Bene, allora faccio vedere rapidamente Twitch. Abbiamo già avviato e sta già andando in questo momento il canale, eccoci, vedete, in questo momento c'è l'insediamento alla Camera dei Deputati la, la, la giornata di apertura del 17 congresso questo è quello che voi vedrete quando arrivate sul canale che è appunto twitch.tv barra Mazzoni News volta, non avete bisogno di iscrivervi cioè basta che arrivate su questa pagina ingrandite e voilà sarete in diretta su quello che succede a Washington siamo in diretta in questo preciso momento questi sono i voti per eleggere il Presidente della Camera dei Deputati quindi al momento ci sono 92 voti per Pelosi e 108 voti per McCarthy non c'è dubbio che verrà confermata Nancy Pelosi essendo la Camera dei Deputati di maggioranza democ democratica democratico. però comunque questa è la procedura che vediamo succedere sotto i nostri occhi in questo preciso istante i vari parlamentari si alzano dicono per chi vogliono votare e, e via di questo passo se voleste iscrivervi e quindi poter commentare però non vi garantisco che attiveremo le chat quindi lascio a voi la decisione di farlo o meno è semplice si va su iscriviti e si forniscono nome utente password data di nascita e email non ci serve altro poi naturalmente vi verrà mandata una conferma sull'email di un codice che dovrete poi inserire per completare l'iscrizione è, è piuttosto semplice Perfetto, quindi abbiamo visto Twitch sarà eh, attivo eh, da probabilmente mezzogiorno, ora nostra, quindi le 6 so di sera, ora vostra, eh, il 6 di gennaio, quindi cominceremo un pochino prima così da aggiornarvi su quello che sta succedendo, magari vedere se ci sono già dei filmati o delle trasmissioni in diretta di quello che succede per le strade e poi da lì entreremo nella Camera dei deputati dove c'è la riunione congiunta plenaria e dopodiché ci sposteremo al Senato o alla Camera a seconda delle necessità per far fronte appunto all'esigenza di seguire i vari, discorso, i vari discorsi, le varie presentazioni, le varie informazioni. Ehm, continueremo fino alla fine della serata, fino a che ci sarà qualcosa da dire. Quindi sarà un evento piuttosto lungo, mi terrò una bottiglia d'acqua vicino e non, non sarò visibile personalmente, sarò una voce fuori campo, come se fosse una telecronaca sportiva di una partita, perché naturalmente a voi interessa vedere quello che sta succedendo. Eh, si sentirà probabilmente il suono, oppure non ci sarà il suono di quello che viene detto, oppure sarà smorzato per non sovrastare la eh, mia voce che traduce e vedremo insomma un pochino come gestire la cosa da un punto di vista di regia in modo che sia più fruibile possibile. Quindi vi aspetto eh, mercoledì alle 6, a partire dalle 6 di sera sul canale twitch.tv barra Mazzoni News. Eh e naturalmente manderemo gli inviti anche via email, se volete essere sicuri di non perdervi, di non perdere l'opportunità nel caso poi continuassimo anche nei giorni successivi, perché questa, questa vicenda rischia di diventare, che durare più di un giorno, per intenderci, allora vi consiglio di andare su MazzoniNews.com e di iscrivervi alla nostra newsletter, perché questo è il modo più semplice per noi per tenerci in contatto con voi e per farvi sapere quelle che sono le novità anche dell'ultimo minuto. Bene. Quindi vi ringrazio dell'attenzione e vi aspetto tutti eh, insieme. e Vedremo quello che succede. Parteciperemo alla storia in diretta il 6 di gennaio alle 6 del pomeriggio, ora italiana e le 12 ora della Florida. A presto, roberto Mazzoni di MazzoniNews.com